grazie a tutti di essere intervenuti e lascio la parola a Enrico Giustacchini e al suo giudice Albertano. Grazie. Grazie, buonasera a tutti loro. Grazie a Italia Medievale per averci ospitato oggi in questa libreria che credo sia un luogo da salvare, no? Della milanesità. Io lo dico perché l'ho frequentata spesso come autore Iacabù, che è un luogo che produce cultura alta ma anche accostabile davvero da tantissimo, a me ha insegnato anche molto. E stasera parliamo di questo volume del tutto particolare, perché è un romanzo giallo storico, che detto in questo modo è la cosa più banale, no? In realtà ora vanno di moda le produzioni editoriali lungo questo itinerario, però l'idea di poter intrecciare, come fa Enrico Giustacchini, in modo diverso, con una cifra tutta personale dell'autore Enrico Giustacchini, rende questo volume davvero originale, secondo me, anche nel panorama non solamente locale. Innanzitutto il romanzo. Io sembrerà una banalità, ma credo che l'esperienza che molti lettori fanno quando si accostano a un libro, a un romanzo, è troppo spesso la delusione, no? Ci si arriva, dopo qualche pagina si capisce che non c'è sintonia, non si riesce a proseguire spesso, no, in questo romanzo. Vi assicuro che le capacità di scrittura di Enrico Giustacchini, che sono state messe alla prova, no? Insomma, non è più così imberbe, quindi qualche anno di esperienza alle spalle ce l'ha, sia nella scrittura romanzesca, sia però anche nella scrittura giornalistica, professione che svolge ancora tuttora, sia come vice direttore di una importante rivista d'arte contemporanea che era Stile Arte, che c'è ancora, insomma. Quindi una miscela di capacità professionali nella scrittura che rendono davvero l'utilizzo dei suoi vocaboli, delle sue aggettivazioni molto vicine a quelle che erano sembrate, come dire, fatte le dovute eccezioni e paragoni, il frutto delle lezioni americane di Calvino. Nel senso che la tua scrittura, secondo me, Enrico, è davvero leggera, no? Che è una delle qualità che Calvino chiede agli autori e ai narratori, che vuol dire stare sopra le cose ma non troppo distanti per poterle osservare e raccontare meglio, cosa che tu fai, secondo me, in questo romanzo splendidamente. Grazie, buonasera, grazie a tutti di essere intervenuti. Unisco i miei ringraziamenti a Italia Medievale, in particolare al presidente e caro amico Maurizio, e a Iacabook e tutti voi. Grazie anche a un fotografo di fama nazionale come Giuliano Grittini, caro amico, che ha voluto essere presente questa sera. Albertano da Brescia è una figura tanto importante in ambito medievale quanto poco conosciuta. Io stesso, da bresciano, e un po' tutti i bresciani, lo conoscevamo pochissimo e lo conosciamo forse ancora poco. E, vive nel XIII secolo, è un giurista, è un letterato e anche un politico, un diplomatico del suo tempo. E, vive da vicino la realtà del libero comune di Brescia, ma esercita una dimensione del tutto, una dimensione molto ampia, molto diffusa a livello anche europeo, non soltanto italiano. Faccio alcuni esempi perché naturalmente è un personaggio così rilevante che meriterebbe una serata dedicata esclusivamente alla sua figura. Faccio alcuni esempi perché così possiamo capire l'importanza di questo personaggio. È autore di tre trattati, almeno tre sono quelli che noi conosciamo. Uno di questi è Lars Loquendi et Tacendi, un trattato sulla retorica, viene ripreso testualmente da Brunetto Latini nel Tresor. Tutta la sezione del Tresor dedicata all'arte del ben parlare, del ben tacere, è di fatto la clonazione del testo di Albertano da Brescia. Proprio taglia e incolla, diremmo oggi. E se noi consideriamo che Brunetto Latini, il maestro di Dante, la buona e cara immagine paterna che Dante ci racconta, è l'autore con il Tresor di quella che può essere considerata, ed è considerata generalmente, la prima vera enciclopedia del mondo occidentale, il fatto che una delle voci più rilevanti di questa enciclopedia sia stata in realtà scritta da Albertano da Brescia e copiata da
Brunetto Latini, già ci dice qualcosa sull'importanza e sul prestigio di questo personaggio. C'è poi il suo terzo trattato, che è il Liber Consolationis et Consilii, che è quello che più da vicino ci riguarda, perché poi è ripreso nel mio romanzo. Questo trattato sul tema del perdono, perdono come alta virtù civile e religiosa, ma anche perdono come strumento indispensabile per una società più armonica, una società che possa crescere, questo trattato nel giro di pochi decenni viene tradotto in almeno 8 lingue europee. Se noi consideriamo che il trattato è scritto in latino, lingua che tutti gli intellettuali del tempo in tutta Europa conoscevano benissimo, ecco, il fatto che si sia avvertita l'esigenza di tradurlo in 8 idiomi di lingue nazionali che stavano proprio in quel periodo formandosi, ci dice l'importanza e la diffusione di questo trattato, un autentico bestseller medievale, potremmo definirlo. Albertano probabilmente incontrò Francesco d'Assisi, questa non è documentato, ma è molto probabile, visto che i suoi studi a Bologna e i suoi studi di giurisprudenza terminano a cavallo degli anni 20 del XIII secolo. Ecco, se pensiamo alla famosa, la celebre predica di Francesco a Bologna, la predica del 1220, quando tutta la città corse in piazza a sentire questo omino vestito di un sacco che diceva le cose rivoluzionarie, ecco, questo è uno degli episodi più celebri anche della biografia francescana. Ecco, è molto probabile e quantomeno possibile, ecco, immaginare che Albertano, che studiava a Bologna proprio in quel periodo, fosse tra quegli uomini che sono corsi nella piazza grande di Bologna ad ascoltare Francesco. In ogni caso, qualora anche non l'avesse incontrato di persona, ne rimane profondamente influenzato. Tutta la sua opera, tutta la sua trattatistica è permeata di francescanesimo. Sappiamo, e tra i pochi elementi biografici che ci sono rimasti, che in tarda età, quando lui rimase sostanzialmente fermo nella città natale, quindi a Brescia, sappiamo che aveva casa proprio vicino al convento francescano e tenne alcuni sermoni che gli erano stati commissionati dai francescani. 4 di questi sermoni sono arrivati fino ai giorni nostri. Albertano è un laico, aveva moglie e 3 figli, non è un religioso, però è anche un uomo concreto, pragmatico, è un uomo che viene inviato dal comune di Brescia a svolgere importanti trattative diplomatiche, è un uomo che comanda una guarnigione nel piccolo centro di Gavardo quando Federico II arriva per assediare Brescia, e sarà tra l'altro proprio durante questa sua missione militare che Albertano verrà catturato e trascorrerà un breve periodo di prigionia a Cremona presso Federico II e gli scriverà il primo dei suoi trattati. Ecco, quindi abbiamo una figura che ha un riferimento preciso, stretto, continuo con il francescanesimo. Abbiamo insistito un po' sull'ambientazione storica, vista l'organizzazione, vista la sede, ma anche per una ragione proprio interna, come dire, alla struttura del tuo libro, Enrico, no? Secondo me tu utilizzi con attenzione l'ambientazione storica in quello che oggi la critica letteraria contemporanea definisce un po' la struttura operante. Non c'è bisogno di descrivere, non c'è bisogno di raccontare l'ambientazione, ma è la stessa struttura del romanzo, sono i dialoghi, sono i passaggi che in qualche misura consentono al lettore di entrare in quell'epoca storica senza appesantire, no, la lettura, quasi per sottrazione. Ma questo non esclude, e l'appendice che segue, che chiude il tuo volume lo testimonia pienamente, la ricerca necessariamente attenta e precisa, no? Ogni particolare narrato, utilizzato all'interno del volume, che regge l'intera storia, in qualche misura fornisce anche qualche indizio qua e là, deve essere comunque veritiero e documentato, utilizzando proprio documenti d'epoca. Quindi l'ambientazione di questo piccolo paese del territorio bresciano deriva anche da documenti redatti proprio in quelle stagioni che raccontano, come dire, i luoghi e i personaggi di quella piccola comunità, di quel castrum
no, lungo un fiume, che poi utilizzi a piene mani nell'ambientazione del romanzo, ma in realtà, come dire, derivano da una lettura attenta di questa documentazione. No? Quindi la capacità di coniugare la parte romanzesca e la parte storica. Ma è soprattutto un giallo, no? E di questo vi assicuro, è un giallo davvero godibile, straordinario, perché segue le regole classiche del giallo, quindi la disseminazione di indizi, di piste, di false piste, e come necessario fino all'ultima pagina il colpevole non si riesce a comprendere chi è, no? Quindi vi tiene davvero inchiodati fino in fondo. E allora entriamo nella parte gialla. Io volevo chiedere a Rosalba Albano di leggerci questo passaggio, che è la descrizione del delitto da cui parte poi l'indagine compiuta da Albertano. È l'unica anticipazione che diamo sul giallo, non preoccupatevi. Ah, ok. La vecchia Sinibalda aveva fatto un santo voto e nulla al mondo le avrebbe impedito di rispettarlo. Per 40 notti, dal calare delle tenebre fino all'alba, sarebbe rimasta alla finestra, al pian terreno della casa nella strada Carrera, dove viveva da sola, a vegliare in preghiera, al buio, mai sollevando le gambe legnose dal cuscino dell'inginocchiatoio. E se nessuno, a eccezione del confessore della donna, conosceva il motivo di quel voto, tutti in paese erano informati che il suo adempimento era stato avviato e procedeva con inissodabile rigore. La notte, tra il giovedì e il venerdì, una notte cupa, gravida di nubi sparse destinate a dissolversi all'alba senza aver arrecato refrigerio, Sinibalda ebbe il privilegio di assistere, dalla sua in verità non troppo comoda posizione, a uno spettacolo stupefacente. Se ne stava assorta in meditazione, il viso incorniciato dalla finestra aperta, aspirando con volontà i rari refoli d'aria che ogni tanto giungevano a scuotere la cappa di quella caldissima estate. Nella casa di fronte, al di là della via, la casa di Melibeo Agnelli, regnava il silenzio. Senza entrarci nella parte gialla, anche se mi sembra chiaro che non possiamo raccontarvi troppo. Ma Enrico, parlavamo all'inizio di questa struttura, no, del tuo romanzo, che è molto precisa, molto attenta, molto studiata nei capilettere, nei titoli, nelle lunghezze, no? E anche fino al capitolo 20, se non ricordo male, con un certo andamento, poi con un altro. No? Quindi si percepisce anche il lavorio attento dell'autore, non solamente nella scrittura, ma anche nella definizione della struttura del romanzo. Sì, va detto che io devo un doppio grazie ad Albertano da Brescia, sia perché la sua figura ha ispirato quella del mio investigatore, e Albertano era comunque un giudice, quindi è plausibile la mia licenza letteraria, sia perché l'idea del giallo, di questo giallo, nasce proprio da un suo scritto, da quel Liber Consolazioni, Sette Consigli, di cui si parlava prima, quello che è stato ripreso da Chaucer, per intenderci. Perché questo trattato sul perdono in realtà è anche il racconto di un delitto. Io confesso che la prima volta che l'ho letto sono sobbalzato sulla sedia, perché non mi sarei mai aspettato che in un trattato di un moralista del XIII secolo ci fosse la descrizione di un delitto. La ragazza che viene colpita in cinque parti del corpo da tre individui che di notte entrano con una scala dalla finestra è raccontato da Albertano nel Liber Consolazioni, non è una mia invenzione. Ecco, quindi lo spunto clamorosamente è di Albertano. Naturalmente Albertano non aveva nessuna intenzione di scrivere un giallo. Quest'idea ha un intento evidentemente simbolico, metaforico, però l'idea era troppo gustosa per un appassionato di gialli come me. Ecco, quindi l'idea che questo delitto fosse non un'invenzione metaforica, ma fosse accaduto realmente, e che Albertano, essendo un giudice, fosse stato incaricato dell'indagine, diremmo oggi, e da bravo Sherlock Holmes ante litteram avesse poi risolto il caso, era un invito a nozze per chi volesse misurarsi con il discorso di un giallo. E, preciso, perché forse non l'abbiamo detto, che da un dato più esatto rispetto
al periodo in cui si svolge la vicenda. Si svolge in un periodo ben preciso, che è il giugno del 1238. Ma questo è un dato proprio precisamente storico, perché era in quel periodo che Albertano si trovava a presidiare la guarnigione nell'attesa dell'arrivo di Federico II. Qua, l'ho già accennato prima, poi venne Albertano, ahimè, catturato e portato in prigionia a Cremona. Ecco, io immagino che il delitto sia avvenuto mentre Albertano presidiava questo castrum, attendeva che da un momento all'altro Federico II con i suoi 20.000 uomini arrivasse per porre l'assedio a Brescia. Nell'attesa di questo evento ineluttabile, la storia grande e la storia piccola, insomma, c'è anche un delitto che Albertano si trova a dover risolvere. E quindi anche il contesto storico, oltre che geografico, è molto preciso e molto dettagliato. Ecco, quindi i riferimenti storici sono molto, molto minuziosi, anche se io ho cercato di non appesantire mai la scrittura, portando tutto in un appendice, già se ne è accennato, che chi, immagino che io, tra i presenti ce ne siano parecchi, è appassionato di queste cose, che poi magari può anche divertirsi e andare a vedere quali sono i riferimenti storici e quali invece sono le licenze del narratore. Rendere il protagonista di un romanzo simpatico, in questo caso era quasi un dovere da parte mia, però il rischio era anche di creare in qualche modo un falso storico, come dire, tirare un po' la cosa per i capelli, perché in fondo noi conosciamo Albertano come un moralista e quindi ecco, una persona che immaginiamo magari anche un pochino seriosa, eccetera. Però leggendo con attenzione la sua opera sono emersi elementi sicuramente di grande umanità di questo personaggio, che per esempio dedica i trattati ai suoi amatissimi figli, a tre figli, a ognuno di loro dedica uno dei trattati con parole dolcissime verso i versi figli. Intuiamo anche un certo senso spirito umoristico da alcuni passaggi di questi pur seriosi trattati. C'è anche un aneddoto curioso: c'è stata una recente scoperta in un codice di opere di Seneca conservato in una biblioteca pubblica. In questo codice una studiosa ha rintracciato quella che parrebbe proprio la scrittura di Albertano. Ci sono tutta una serie di postille fatte a mano che riguardano proprio una serie di citazioni che poi Albertano inserisce nei suoi trattati. Quindi insomma gli studiosi sono abbastanza concordi che sia stato Albertano di suo pugno a postillare questo codice. Ebbene, ci sono osservazioni che ci dimostrano il suo grande senso anche ironico. Lui, faccio un paio di esempi. Lui ce l'aveva a morte con i cremonesi perché erano alleati di Federico II e poi lui era stato fatto prigioniero alla corte di Cremona. Per cui quando a un certo punto nel codice di Seneca scrive una frase del tipo e gli uomini dell'esercito fuggivano a gambe levate, Albertano postilla: come fanno di solito i cremonesi. Faccio a un certo punto citare Albertano alcune delle famose 31 regole di Andrea Capellano, no? Del De Amore di Andrea Capellano, che è un'opera profana, il trattato dell'amore cortese, ecco. E l'ho fatto per esigenze narrative, con qualche dubbio, perché diciamo, ma forse un po' una forzatura immaginare che Albertano leggesse questo libro, che era stato anche poi messo abbastanza, per così dire, all'indice dalla Chiesa. Salvo poi scoprire, quando già il libro era già in stesura, quindi poco dopo, che in realtà in uno dei suoi trattati Albertano non solo citava il De Amore di Andrea Capellano, ma citava proprio le regole che gli avevo messo in bocca io. Questo è stato un caso abbastanza clamoroso, credo, quasi di identificazione tra l'autore e il suo personaggio.